Ciao, oggi sono qui con Igor. Ciao Samuele. Sono qui perché tutti i giorni mi vengono richieste anche informazioni sulla ventilazione meccanica controllata, no? La famosa UMC. Però questo non è il mio lavoro, io sono specializzato, come ben sai, sulle pompe di calore e non mi permetterai mai di parlare di argomenti che non conosco così a fondo e che neanche voglio entrare nello specifico. Però mi appoggio a persone invece che lo fanno di lavoro tutti i giorni e quindi reputo anche più professionali di me nel loro settore. Allora oggi ti darò qualche informazione in più sulla ventilazione meccanica a scomparsa e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Bene, ciao Igor. Ciao Samuele. Ciao. La prima domanda che mi viene così da farti è perché dovrei scegliere una ventilazione meccanica a scomparsa piuttosto che una ventilazione meccanica puntuale, quindi la classica ventilazione che si fa un carottaggio sul muro e c'è un blocco di ceramica che scambia calore con l'aria che entra e che È facile infatti scambiare il concetto a scomparsa tra sistema puntuale e sistema canalizzato. Il sistema puntuale è quel tipo di ventilazione che si installa sul muro, sulla parete perimetrale. Quindi si fa un carotaggio sulla parete, si inserisce questa macchina all'interno di un cilindro che gestisce il ricambio d'aria per tot secondi di immissione e tot secondi di estrazione. Questo potrebbe essere ipotizzato scomparsa proprio perché va all'interno del muro. In realtà è un sistema di tipo puntuale che serve coprire sulle varie stanze dove è necessario creare il volume di ricambio d'aria. Ok, e non c'è il problema che se sto costruendo un'abitazione nuova ho un sacco di ponti termici, quindi porto dentro Esatto, freddo, no? esatto. Se sei in fase di costruzione e ristrutturazione importante, il sistema di VMC puntuale ha qualche pecca. Uno degli svantaggi è quello che hai appena menzionato, il fatto di perdere del calore sulle pareti dove vengono fatti questi fori. L'altro aspetto è che avendo tante singole macchine posizionate in tante stanze, la manutenzione delle macchine diventa più impegnativa. Serve infatti andare a controllare i filtri annualmente di tutte le macchine. Centralizzando il sistema con una sola macchina, piano di distribuzione e tubazioni, la manutenzione si riduce e il sistema è anche più efficiente. Oltre alla manutenzione ridotta, l'impianto UMC centralizzato offre altri importanti aspetti, ne voglio menzionare tre. Il primo è la silenziosità. L'impianto di UMC centralizzato è molto più silenzioso. È un'unità ventilante, solitamente installata in un locale tecnico, in una lavanderia, la quale poi distribuisce il flusso a un plenum di distribuzione e in casa di fatto gli elementi che distribuiscono l'aria, quindi che la immettono e la raccolgono, sono le bocchette che sono molto silenziose. L'altro aspetto è la possibilità di inserire, dopo la macchina di ventilazione, un'unità di post-trattamento per, filtrare ancora di più l'aria. L'aria che pesca la macchina ventilante centralizzata viene filtrata da un filtro, almeno un filtro, a volte sulle unità ventilanti sono anche due filtri, ed è possibile trattarlo ulteriormente con dei dispositivi di sanificazione, ad esempio un dispositivo a raggi UV che va ad abbattere ulteriormente il carico batterico che può avere l'aria. Sì, che la qualità dell'aria, a mio avviso, insomma, è uno dei temi fondamentali per il prossimo futuro, perché Certo. respiriamo, no? Sì, viviamo in un mondo sempre più inquinato. È ricco di sostanze batteriche o particolato derivante da smog, Sì, traffico, industria. Sì. i bambini sono sempre più malati, hanno sempre più patologie legate a aspetti respiratori, quindi. È assolutamente importante. L'ultimo vantaggio, appunto, è quello del lavaggio dell'aria. Con la VMC centralizzata, il lavaggio dell'aria è decisamente migliore rispetto a una macchina puntuale che, per quanto comoda e per quanto semplifichi l'installazione e la posa, sia poi nel tempo più deficitaria rispetto a un impianto canalizzato. Parlavi prima di canaline, di bocchette, no? È il dramma della ventilazione meccanica perché entrare soprattutto nelle case esistenti, anche in quelle nuove, ma soprattutto in quelle esistenti, è sempre difficile trovare lo spazio per portare i tubi, no? Oggi sono venuto qui perché mi interessava molto e mi incuriosiva il tuo sistema Disapair che è progettato perché in poco spazio riesci a far stare questa ventilazione meccanica. Bene, dai, vorrei mostrare anche a chi mi segue in che cosa consiste questo sistema. Solitamente negli impianti di ventilazione il problema dell'installazione delle tubazioni a massetto è qualcosa che si verifica in fase cantieristica. Partiamo da un presupposto. Mediamente le tubazioni che vengono installate per gli impianti di ventilazione meccanica controllata con bocchette
hanno un diametro esterno di 75-80 mm. Diametro interno, ragionando poi in termini di portata d'aria, siamo a 63 mm. Abbiamo progettato questa bocchetta di ventilazione Disapair con una profondità ridotta di meno di 10 cm affinché possa installarsi anche in pareti divisorie, sia in laterizio che in cartongesso, con la possibilità di ingressi laterali e anche posteriore. Il raccordo di Disapair, di questa bocchetta di ventilazione, aggancia e riceve tubazioni sia diametro interno 40 mm, 50 e 63. Ti parlavo prima del tubo diametro 63 e ora te lo mostro. Mm-hmm. È un tubo flessibile di ultima generazione con proprietà antifungine, antibatteriche e liscio all'interno, facile da posare in cantiere perché facile da pettinare. La bocchetta riceve sia il tubo diametro 50 interno, sia anche il tubo diametro 63 interno tramite un raccordo adattatore, potendo gestire in cantiere diversi tipi di tubazioni sulla base della portata d'aria richiesta per il volume di ricambio e anche tubazioni molto sottili con diametro 40 che potrei utilizzare per esempio con soluzione doppia, risolvendo il problema dello spessore a massetto quando non hai sufficiente spazio. Mi intrigava molto l'aspetto finale, no, della bocchetta, perché poi è quello che al cliente finale interessa. E ho visto che le vostre bocchette sono veramente piccole, quasi da interruttore elettrico, no? da pulsante elettrico. Le nostre bocchette di ventilazione si accostano con le serie di interruttori elettrici, che vuol dire che a casa potrai creare un'uniformità armonica di design tra le serie di interruttori elettrici e la bocchetta di ventilazione meccanica controllata, potendo scegliere il tipo di griglia con la finitura che si accosta con la serie di interruttori. Ah, ok. Ci sono anche altre soluzioni? Certo. Questa è una bocchetta di tipo puntuale per volumi di ricambio d'aria fino a 25-30 metri cubi ora, che può essere usata puntualmente, una bocchetta di missione in un'estrazione, e la stessa variante di Disapair in versione 1006, quindi doppio del 503, con due raccordi, doppia portata d'aria, volume di ricambio fino a 50 metri cubi ora, con griglie lamiera disponibile in vari design, la quale spesso viene installata sulle parti di estrazione, quindi in prossimità dei bagni e cucina dove serve creare la ripresa dell'aria. Ok, ma immagino che però, insomma, a differenza della ventilazione meccanica puntuale, no, dove uno acquista su eBay il sistema, si fa un carotaggio sul muro e via, qui invece c'è molto lavoro, ma soprattutto progetto prima, no? Esatto. Voi seguite anche la progettazione? Certo, noi seguiamo la progettazione dell'impianto con il dimensionamento delle portate d'aria. Okay. E andiamo a dimensionare l'impianto di ventilazione meccanica su base della piantina, scegliendo già noi dove è più opportuno posizionare le bocchette di emissione, estrazione, e creando poi il computo di dimensionamento del materiale che serve per realizzare l'impianto. Ok, in abbinamento poi immagino con il cliente per capire anche lui a seconda dell'arredamento. Certo, okay. Esattamente. È interessante queste soluzioni, soprattutto mi immagino sulle ristrutturazioni, no? Non sicuramente anche le case nuove, ma dove si deve ristrutturare una casa e ci sono pochi spazi per far passare i tubi. Quel tubo lì puoi alimentare? Sì, quel tubo lì è in pie alimentare, quindi il massimo della salubrità che puoi avere in casa. Ok. Oggi se sono qui è perché ho visto interessante questa soluzione che è veramente piccola e che va a invadere poco l'ambiente, no? E, però mi sorge spontanea una domanda: perché dovrei scegliere una soluzione del genere piuttosto che una tradizionale, quindi centralizzato, ma di tipo tradizionale? Innanzitutto per la versatilità. Questa è una bocchetta che, come ti accennavo poco fa, ha uno spessore ridotto, quindi è facile da installare nelle pareti perimetrali. È facile da posare grazie alla ricezione delle tubazioni di ultima generazione. E che vuol dire che anche all'interno di una casa già costruita, in fase di ristrutturazione, l'installazione e la posa di queste bocchette di sistema canalizzato è più semplice e offre più possibilità, il che rende anche più agevole l'installazione di questo impianto su case già esistenti. L'altro aspetto è proprio l'estetica. Le classiche griglie di ventilazione meccanica hanno una scatola in lamiera, sono mediamente più grandi, spesso anche sovradimensionate rispetto al volume di ricambio d'aria, e quindi riusciamo a dare ai nostri clienti quel tocco in più di estetica, quel tocco in più di armonia per rendere l'ambiente di casa veramente confortevole, gratificante dal punto di vista estetico e con un plus non indifferente. Bene,
Igor, ti ringrazio del tempo che hai dedicato per far capire anche a chi mi segue le varie soluzioni sulla ventilazione meccanica controllata, che a mio avviso è un elemento fondamentale ad oggi perché la qualità dell'aria che abbiamo in casa è molto importante. Non è il mio lavoro. Ti ringrazio ancora. Grazie a te Samuele per avermi dato l'opportunità di parlare nel tuo canale e di approfondire questo argomento della ventilazione. Se vuoi approfondire anche tu, vai nella descrizione del video, troverai i link che ti portano da Igor. Grazie ancora e ci Grazie sentiamo a te presto. Samuele, a presto. A presto!